supererà quota 1900 espositori, di cui il 38% stranieri, la prossima edizione di Host, manifestazione leader mondiale per le filiere Horeca, food service, retail, GDO e hotellerie, grazie a un mix di qualità, nuovi format e capacità di innovazione. Contiene, diciamo, tutto quello che è una ricetta vincente per una manifestazione fieristica. Ottimo rapporto e collaborazione con ICE, ottimo rapporto con l'associazione di categoria e altissimo livello di internazionalità. Sono esattamente le tre componenti di una fiera di successo. In programma dal 23 al 27 ottobre a Rofiera, Host mescola l'anima food con un calendario di eventi culturali e show dedicati e il focus su prodotti e alimenti specifici, con l'attenzione per le tecnologie alimentari, che costituiscono il 12% della meccanica italiana. Great technology for great food. Riteniamo veramente che sia il palcoscenico ideale per portare noi dell'Anima, la Federazione dell'Industria Meccanica, le migliori tecnologie per migliorare i cibi. La manifestazione sarà suddivisa in tre macro aree, dedicate a ristorazione professionale con pasta, pane e pizza, caffè, tè, gelato e macchinari collegati, arredo e tavola. Un menù, insomma, in grado di valorizzare le eccellenze italiane e aprire nuovi sbocchi sui mercati internazionali, con uno sforzo riconosciuto anche a livello istituzionale. Modi che abbiamo scelto di dare un grosso supporto per le grandi fiere italiane a diventare leader a livello mondiale, avendo più operatori dall'estero, più espositori all'estero e più giornalisti. Quindi Host, che è una grande azienda leader al mondo, è una delle fiere che rientra in questo programma. A tutti gli operatori del settore, Host presenta in anteprima il mondo dell'ospitalità e della ristorazione di domani e permette di mettere a punto ricette vincenti per un consumatore sempre più multicanale, attento al rapporto qualità-prezzo, ma anche ad un consumo più sostenibile. Non possiamo parlare di un solo format vincente, ma di tanti format che potranno essere vincenti andando a lavorare su un posizionamento distintivo, su una segmentazione, piuttosto che andare a declinare bene tutte le varie leve dell'offerta a seconda di quello che il cliente si aspetta e poi puntando su quelli che crediamo siano dei veri e propri must del futuro, quindi la sostenibilità, il mangiar sano, il rapporto qualità-prezzo perché è assolutamente imprescindibile e poi tutto il valore dell'esperienza, ma esperienza anche che diventa conoscenza, vissuto, un qualche cosa che il cliente si porta anche a casa dopo aver consumato un pasto, un pranzo, una cena.